Hi everyone and welcome back. I'm Roberta and he's teacher Sydney. Io sono Roberta e lui è il nostro maestro Sydney e oggi vedremo insieme eh, parleremo di phrasal verbs. Uh Sydney, ma cosa sono questi phrasal verbs? I phrasal verbs sono quei verbi che in base alla preposizione che gli mettete accanto cambiano oh, significato. Magia. E oggi parleremo del verbo break. Questa cosa può esservi utile soprattutto se state per fare un esame B1. Di inglese i phrasal verbs purtroppo vanno un po' conosciuti, è eh, già un po' tanto. Oggi parliamo di break. Break: come cambia se gli mettiamo accanto preposizioni tipo up, in, down o out? Vediamolo insieme. Allora, break up o break up with, eccolo qua, vuol dire lasciarsi, interrompere, terminare una relazione. E a chi è successa questa cosa terribile, Sidney? Sì, dimmi... oh, davvero! Questa cosa è successa a Mary and John. Mary and John broke up last week. Oh, mannaggia, mi dispiace un sacco. Si sono lasciati la settimana scorsa. Ma chi ha lasciato chi? Lo sai? Oh, è stata Mary. Mary has broken up with John. È Mary che ha rotto con John. Accipicchiola, eh. Mary ha lasciato John. Breaking. Che vuol dire breaking? Break in vuol dire irrompere. Oppure interrompere. Quindi lo usiamo magari per un furto, se dei ladri irrompono in un appartamento. E potremmo dire The thieves broke in, in or into his apartment last evening. Eccolo qua. Eh, purtroppo lui è un po'. He's under shock, è un po' sotto shock. The thieves broke in, in or into mm, his apartment last evening. Oppure io sto parlando e, e succede sempre così. Io parlo e improvvisamente lui mi interrompe. E quindi, come lo diciamo? As I was talking, mentre parlavo, he suddenly broke in saying, I don't agree with you. Non sono d'accordo con te. Ma vi pare possibile? Eh no, Sidney, no, 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 non si può fare. Quindi andiamo avanti con breakdown, 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 rompersi, smettere di funzionare in generale e questo purtroppo è successo alla macchina dei nostri amici e che cosa è successo? The engine, il motore, beh, poi di conseguenza, the car, broke down in the middle of nowhere, pure, amico, Nel bel mezzo del nulla. And they had to call the tow track. E hanno dovuto chiamare il carro attrezzi. Eccolo qua, gli si è rotta la macchina, ha smesso di funzionare la macchina, e hanno dovuto chiamare il carro attrezzi. Tow track. Vediamo l'ultimo che è eh, breakout. Breakout è quando qualcosa compare in maniera violenta, scoppia eh, o si sviluppa in modo improvviso. Quindi, ad esempio, violent protests has broken out all over the city. Proteste violente sono scoppiate, si sono sviluppate improvvisamente in tutta la città. Oppure, e a questo purtroppo cominciamo quasi ad abituarci in maniera molto triste, The war broke out in ottobre 2022. La guerra scoppiò ad ottobre ehm, 2022, purtroppo. Quindi, amici, però rallegriamoci perché oggi sappiamo qualche phrasal verb in più. Quindi, con Sidney ci vediamo magari la prossima volta o con qualcun altro. E mi raccomando, studiate, impegnatevi. E in bocca al lupo per un eventuale. B1 level 5.